gli scatti io li ho sempre fatti in giro, in vacanza, quando avevo tempo libero, tempo per me. Si gira per il paese, si capisce un po' il modo di vivere, la cultura di quel posto, e sicuramente uscirà qualcosa che attrae l'attenzione. Cogliere quel momento, anche perché per strada a volte vedevo queste signore che mangiavano, che mostravano quella voracità, quella voglia di assaporare queste cose, e non avevi mai quel momento giusto di cogliere il morso, di cogliere la lingua che prendeva il cibo. È una cosa difficilissima. E ci vuole pazienza. Si sta lì, si sta tranquilli, si aspetta, magari se si ha la possibilità si chiacchiera con loro senza far capire però poi lo scopo finale, perché si perde poi la magia, si perde l'atmosfera, l'istinto di quella persona. D'anni, 3 anni più o meno che ho cominciato con questi scatti a fare qualcosa un po' più di particolare, un po' di interessante. Il fatto è che comunque 2 o 3 anni fa ho iniziato con una cosa un po' più di bassa qualità, degli scatti amatoriali fatti col cellulare, quindi una cosa molto facile, molto alla portata di tutti. Certamente per fare qualcosa un po' più di qualità, qualcosa di interessante, sarebbe meglio usare una macchina o magari un telefono di nuova generazione con una risoluzione più alta. La speranza è quella di migliorare poi col tempo, certamente. La tematica è già se stata, quindi io sono attratto da questo tipo di donne un po' più forti, però chi lo sa. Con lei ci ho passato almeno mezz'ora. Eravamo in fila entrambi, dovevamo andare in un museo, era una domenica, era aperto, era gratuito. Io e lei mezz'ora ad aspettare per entrare, alla fine si era fatta tipo le 4 del pomeriggio, alziamo i tacchi e andiamo via entrambi, perché lei si lamentava dell'attesa, che era almeno c'era un'altra ora di attesa. Io andavo di fretta perché sono sempre veloce in questi passaggi, alla fine una chiacchiera, una cosa veloce, sono scappato, però le cose che ricordo di lei sono queste rughe bellissime, solchi che ovviamente ti raccontano qualcosa, esperienze di vita bellissime. Parigi, uno dei quartieri un po' più esterni, periferia sono, e la cosa bella di questa signora è il capello. Io appena ho visto questo capello enorme, fatto, sai, lo stile delle signore anziane occidentali di buona famiglia, fatto un po' vaporosa, sorridente, spavaldra, e poi il giallo del camioncino si prestava da sfondo, non potevo non bloccarlo, era stupendo. Ero ad Helsinki in una chiesa ortodossa e la cosa bellissima di questa foto è che la signora era lì a fianco a noi, non disse una parola, vide noi ragazzi che entravamo, eravamo, vabbè, ridevamo, facevamo un po' più di casino, lei imperterrita, lo sguardo al cielo, stava pregando, stava facendo una cosa, non lo so, e fu bellissima perché rimase ferma tutto il tempo. Questa deve essere sempre una dell'Est Europa, ma sinceramente non ricordo il posto. Mi colpì perché era completamente bianca. Io ho in mente queste signore dei telefilm americani, sempre vestite molto chiare, col capello perfetto, e me la vedi di fronte. Dissi no, lei è uscita da un telefilm, è lei. Ecco, qui non precisamente siamo a Stoccolma. Passeggio per il centro, giornata assolata, era estate, e lei con questa folata di vento che gli muove i capelli, lo sguardo perso perché non riusciva ancora contro solo a capire chi c'era di fronte, fu una delle visioni più belle, all'improvviso mi apparve davanti. Bloccala, è mia.
Treno, Portogallo, mi stavo muovendo in un paesino del centro del Portogallo per visitare una zona lì del centro e la signora, questa si muoveva forse da casa sua, da casa della figlia, comunque era triste, qualcosa gli era andato storto, non lo so, mi guardava in continuazione forse perché vedeva un turista in quella zona, cosa stranissima. Io non ho mai chiesto loro il permesso di farlo, non ho mai chiesto loro di mettersi in posa, proprio perché volevo la naturalezza, l'espressione, quello che veramente provavano e veramente come lo volevano dire. E questa è la cosa che poi principalmente mi ha caratterizzato, perché l'istinto, la naturalezza era la cosa fondamentale. Uno, con tutta la tecnologia che c'è, chiunque è capace di fare degli scatti. Personalmente io ho sempre utilizzato un telefono perché è una cosa facilissima, si ha in tasca, subito si può utilizzare, la messa a fuoco è una cosa automatica, quindi prendi, si fa ed è una cosa finita, ci vogliono pochi secondi. La cosa più complicata comunque è cogliere l'attimo, perché non è una cosa facile, tu prendi il telefono, fai una foto, non è che ti riesce, è una cosa un po' più difficile. E sicuramente è una cosa un po' poi che va nel personale, quindi la sensazione, il feeling che si crea con le persone. Sinceramente io quando mi trovo per strada e vengo attratto da qualcuno per l'abbigliamento, per il modo di parlare o per il modo di comportarsi, è questo che mi fa scattare la scintilla. Poi se ho capito che in un certo momento quella persona è più predisposta, allora sto lì, aspetto il momento giusto e scatto la foto. Di solito lo faccio di nascosto per evitare poi discussioni o qualcosa di pericoloso. Buongiorno,